A distanza di un mese e mezzo ritorna in campionato di prima categoria Girone H con il Verrucchio che ospita a domicilio in Morciano, assenze da una parte e dall'altra. Ai rossonero di casa mancano Pasini, Ronchi, Pioli, Bianchini, Biancorossi, Marcone, Molfetta, Ingrosso e Berardi. Il Verrucchio punta in silenzio al grande slam, in Morciano a ritagliarsi nel giro di ritorno con la speranza che oltre alla salvezza si possa toccare il gradino chiamato playoff. Viene fuori una partita piacevole, molto maschia, con diversi acuti, con il direttore di gara Balzano di Rimini che lascia partire la gara, ma dopo 3 minuti di gioco si rende conto che tra il biancorosso ospite e il rosanero di casa vige un netto problema oculistico. Via il cambio di maglie Verrucchio, ora in divisa bianca. I padroni di casa partono con il piede sull'acceleratore, il tiro a volo da fuori area di Capitan Genghini si spegne al lato. Dall'altra parte Longoni tenta un assolo personale scaricando sul lato conclusivo il pallone comodamente tra i guantoni di Maggioli. Il Verrucchio replica con il traversone di Campedelli che viene sventato da Petrucci. Ancora Verrucchio protagonista. Lo scambio colonna Gori porta al tiro quest'ultimo. Petrucci non si fa sorprendere. Lo stesso attaccante fa gridare poco dopo al gol il pubblico di fede rosa nero, ma la sua punizione si perde di un nulla sul fondo. Il Morciano si affida dall'angolo a Capitan Tenti che risolve così una mischia sotto misura. Ma se di tecnica sopraffina si parla, l'asse Gori Michilli trasforma il pallone in oro, ma qui il centrocampista in maglia numero 10 risulta davvero sfortunato. Come del resto Capitan Genghini che dopo aver aperto i battenti manda le squadre a riposo con questa staffilata respinta da Petrucci. Balzano di Rimini a questo punto manda le squadre a bere un tè caldo, la ripresa si apre subito col botto, la manovra rossanera viene premiata quando Michilli allunga il piede favorendo l'inserimento di Tentoni che in posa Goliador inventa un piatto a giro con i palloni indirizzato nell'angolo lontano alla destra di Petrucci. 1-0 e abbraccio meritato per il giocatore allenatore del settore giovanile, ma il Verrucchio poco dopo sfiora il raddoppio. Il traversone di colonna viene spizzicato di testa da Magnani che centra la traversa sulla ribattuta. Montanari calcia le stelle. Il Morciano sparisce, Gori lanciato in profondità scatta come un leprotto nonostante il fisico alla Marcello Salas, ma Petrucci ci mette una pezza in uscita. La disperazione del numero 9 anche oggi tra i migliori in campo si vede in questo fotografico. Finalmente si vede anche Morciano, ma la conclusione di Sottile risulta comoda presa per Maggioli. Michilli risponde calciando in corsa, la sfera si perde al lato, lo stesso numero 10 recupera il pallone, allontanato sui piedi dalla retroguardia ospite, ma la sua conclusione meriterebbe miglior sorte, peccato davvero. E quando Puglisi prova a scuotere il Morciano con un assolo personale, il pareggio sembra cosa fatta, ma il terzino buca l'appuntamento con la rete. Il noi intanto Salvemini non è da meno dall'altra parte, scarta anche Petrucci, ma si lascia ribattere la propria conclusione dal muro difensivo ospite. Siamo ai titoli di coda, Magnani inventa, Tentoni scarica rimediando un corner. L'asse Magnani-Tentoni si ripete, il numero 7 va via in grande stile, pallone al centro con Tentoni che vede ribattuto il proprio tiro sui piedi del compagno Salvemini, che da due passi non può fare altro che mettere in ghiaccio il match, andando a festeggiare la vittoria con tutti i compagni. 2-0 e fine dei giochi, anche se ci sarebbe ancora il tempo per vedere questo colpo di testa di Magnani spegnersi tra i guantoni di Petrucci. Termina qui la gara con il Verrucchio che vola al terzo posto in classifica e col Morciano che in attesa di recuperare alcuni pezzi guarda con preoccupazione la zona rossa di classifica.